Lo so, ragazzi, infatti tanto vi capello è per quello che voi siete in cima alla piramide. I soldi, è per quello. Ce l'ha messi tanta gente che l'ha fatto. Quando eravamo, scusa il termine, della merda. Esatto, sono bravo, cioè, bravo. Aspetta, ed è per quello che dico, abbiamo tutti quanti lo stesso obiettivo, ragazzi. Quello di far funzionare e di far, fare in modo che loro riescano a portare il loro valore. Quindi dobbiamo cercare di positivo. Quindi, sì, 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 è da fare. Per cui io dico, io ci sarò sempre e la società ci sarà sempre, la società deve imparare, e io spero di riuscirci a farlo, a dare il mio piccolo apporto, imparare ad ascoltare e interagire con voi, perché se non interagiamo insieme sono cazzo, scusate, non mi va bene. Poi, Andrea, come dici, Andrea, non mi va bene, ma io avrei preferito, come tutti noi, no? Visto che voi chiamavate noi in un momento del genere, perché se non mettavamo noi la faccia a chiamare voi, non dire che te hai fatto quello, perché non dirlo che abbia fatto, cioè comunicato, se noi non mettiamo la faccia prima a noi, voi non lo facevate, a dirci a noi. Su questo ti rispondo io, ma non tanto direttamente a te perché ti hai risposto, più che altro il problema è nato proprio per questo comunicato, che purtroppo non l'abbiamo visto, Allora, poi, quando sul giornale abbiamo letto che noi ci saremmo tirati indietro dopo questo comunicato, la prima cosa che ho fatto è alzare il telefono e chiamare il responsabile dei rapporti con la diffuseria per chiedere, ma che pazienza a te, ti è stato richiesto un incontro con la società? Perché purtroppo perché la richiesta di questo incontro a noi non è arrivata. Cioè, e io ho fatto, no, purtroppo, ma no, facendo un fatto, voi, cioè, lo so, tu hai fatto un comunicato mandandola. Siamo noi che siamo nel mondo del calcio. Ok, ragazzi, noi che siamo nel mondo del calcio. Allora, chiarito perché non c'è stato. Subito dopo ci siamo attivati per fissare questo. Ok, va bene. Comunque, chiarito questo libro qua. Cioè, possiamo partire da adesso andare avanti. Guarda il tuo nome, scusami. Giulia, come diceva giustamente Giulio, accadimenti che ci hanno riguardato. È stata una tempesta, una bella marea, ne hanno sfide di cotte e di crude contro di noi. L'ultimo che ho letto su tutto LegaPro, l'ultimo scienziato, quello che ha detto che i 38 giocatori, il bubone che esplode, ragazzi, di tutto e di più. Quindi a un certo punto ho detto, caspita, vediamo di mettere in ordine le cose. Prego. Il collega, io sono un amico, se non ha scritto e sarà uno scienziato. Allora, io posso dire che lei è uno scienziato, però voglio dire, se la rosa è di 38 persone, il Savona ha una rosa numerosa che fa fatica a lavorare con 30 giocatori, un conto e fare dare e come un qualcosa di strano sotto, capisci? E quello non va bene, non va bene di la società. Vi volevo dire una cosa. Allora, i 38 giocatori, presto spiegato, ma lo sapete tutti, insomma, io ribadisco una cosa che è chiara a tutti, tranne che a qualcuno. La squadra, vi ricorderete, facciamo una piccola regressione. La squadra era mezza fatta, e dovevamo partire per il ritiro, avevamo già programmato tutto quanto il ritiro, e poi il mister Corda ha ritenuto di cambiare strada, di cambiare Lido, per cui da quel momento lì noi ci siamo trovati senza allenatore, eccetera, un momento di sbandamento che se ci fosse stato il legame con voi ragazzi sarebbe stato molto più semplice, ve lo giuro, molto più semplice. Anche se c'erano arresti, molto più semplice. Loro avevano già cambiato strada, ragazzi, Allora, quindi dicevo, ci siamo trovati con loro, abbiamo trovato Arturo, perché con Arturo il primo giorno che ci siamo visti ci siamo intesi, ci siamo capiti su tutto, eravamo d'accordo veramente sulla linea da seguire, per cui Arturo cosa ha fatto? Si è trovato anche che era un compito difficile, perché andava a sentire una persona che ha fatto, e lo voglio ripetere, tutto quello che mi ha detto, dei risultati grandi cose. Ok, no, io ero sempre sui 38, scusami. Quindi la squadra mezza fatta. Allora Arturo è arrivato, ha dovuto trovare i giocatori che dovessero essere funzionali al suo modulo di gioco, per cui la rosa si è ingrandita enormemente, ecco spiegato i 38 giocatori. Nessuno è tanto matto da doversi scegliere deliberatamente 38 giocatori ai quali poi va dato uno stipendio, perché i 38 giocatori non solo sono da mantenere, ma sono anche 38 giocatori da gestire all'interno dello spogliatoio e del campo di allenamento. E voi sapete che secondo me non è che brilliamo di campi di allenamento, siamo sempre un po' compressi, molto complicato insomma allenarci. E allenare 38 ragazzi per il mister che si fa un mazzo quadrato, perché
sì, esatto, allenare 40 ragazzi per il mister vuol dire massacrarsi dal mattino alla sera, e per i ragazzi e per loro è difficoltoso. Ma io cerco di portare è difficoltoso l'ultimo, arrivo all'ultimo anche nella è chiaro che io devo fare delle scelte perché il direttore sportivo lo stiamo selezionando. Perché c'è da dire oltretutto, bravo, bravo, grazie. Guarda, mi stai dando ce l'abbiamo, non dobbiamo selezionare i tre. Quella del 38 non è stata anche una sempre sopra. No, infatti, quella che riesco io sopra, ma non è ancora chiara. Posso che rientrerò. Non è ancora chiara, perché poi va stampa, tutti i giorni ci bombarda. E io. È quello che ti ho detto io prima, no? Invece di dire le cose giuste, no? Si cerca sempre di creare. Questo, ma io che devo chiedere. Io allora no, una volta per tutte, io sono una volta che tutti i giorni è tra la scena. Se mi lasci parlare, te la spiego. Io il 27 di luglio, no? Sono stato preso. Il presidente, insieme a Andrea Testa, mi ha detto: guarda, ci sono 20-23 ragazzi in rosa, che sono già sul ritiro, prima di prendere altri giocatori, prenditi 10-15 giorni per vedere se fanno a caso tuo o meno. Questi ragazzi che io poi dopo non ho scelto e che sono rimasti qua perché non hanno voluto per scelta loro non trovare altre sistemazioni, no, che sono quello rinnovato. Sì, sì, non va di merito, però uno cerca di trovare. No, cioè, beh, mercato aperto si fanno, no, però lascia perdere questo. Il giocatore può dire: guarda, io voglio qua, voglio giocarmi le mie carte, benissimo. E su quello non c'è stato. È chiaro che non erano, secondo me, giocatori che magari quei ragazzi là, e lo sottolineo, lo voglio sottolineare, andranno a giocare in nazionale fra qualche 3 anni. E glielo auguro di vero cuore, però in questo momento io che non capisco niente faccio fatica perché non entro in quello che è il mio modo di giocare, come cattiveria, come tenuta fisica, come anche struttura. E quindi ho chiesto alla società, facendo dei grossi sacrifici, no? Pur perché il presidente mi ha detto: fa via 2 e te ne prendo 1, è per avere una rosa di 23-25 giocatori. A un certo punto io e il presidente ho detto: presidente, ma se questi non vogliono andare via, io la squadra la devo fare. Il presidente, quello che ti volevo dire, l'ho sempre detto, lo voglio dire pubblicamente, mi ha preso i giocatori che volevo in quello che erano in quel momento nel contesto. È chiaro che se si riuscisse a fare il mercato in uscita, è chiaro che posso avere un giocatore di categoria e magari avere un budget diverso. Su questo assolutamente sì, è chiaro che si è fatto di necessità virtù, però io Cristo Santo credo di aver fatto una rosa stra competitiva, perché io sono sicuro, perché chi lavora sempre con grande impegno, perché tanto alla fine sono loro, che siamo sempre tutti uniti, otterremo dei risultati. È chiaro che se i risultati non vengono, voglio dire, abbiamo fatto 4 partite sconfitte, la società e io, o i giocatori stessi che hanno in lacrime anche sabato dopo si è fatto un guscio di cose così, ed essere attaccati sulla stampa, questo non è giusto, no, nei miei confronti, nei confronti di questo, e per il capitano o di Giorgione, che a momenti morivano in campo, e bisogna avere rispetto per loro, non per me, rispetto per loro, no? Che dire che abbiamo perso una squadra mediocre vuol dire che c'è cattiveria, vuol dire che c'è cattiveria. Io quello che dico l'ho sempre detto, e lo penso ogni qualsiasi cosa che penso io lo dico, perché come devo dare rispetto, io voglio rispetto. E se attaccano i miei giocatori... Noi abbiamo applaudito alla fine. Assolutamente. Assolutamente. Ma mi devo sentir dire che la tifoseria, non è contenta della squadra e dell'allenatore, Cristo Santo. A me non mi è sembrato domenica, sabato, non mi è sembrato che i tifosi... Noi, ma porca miseria.